Passava per via San Donato? Sì. Gli è tanta gente che cria, da cui le strade, da cui bugei, la gente a scappa via, ai resta mattina, la pubertà, e gli asporta via. E questa canzone ha quasi 40 anni, anzi, un po' più di 40. Una cosa, che questa crisi è difficile da capire. È fatta di cose che non riusciamo a immaginare, che non riusciamo a vedere. I mutui subprime, la cartolarizzazione, lo spread, che uno non riesce a vederlo, lo spread. Senta, mi dà un 1,5 di spread. Oh, guardi, fa 2 chili, lasci, tanto che è peggio di così, cosa vuole fare? Che cosa c'è di diverso in questa crisi che ci ruba il futuro, che ci porta via il lavoro? 2 giorni fa l'OCSE ha pubblicato i dati sulla disoccupazione. In Italia siamo arrivati all'8,5%, ma fra i giovani, molti dei quali laureati, siamo arrivati al 29,25% degli italiani è stato vittima almeno di un reato. Però è come se avessimo la sensazione di non poter fare niente, di non avere nessuno che ci ascolta, di non avere nessuno che ci aiuta. Il 40% di chi ha subito un reato non fa nemmeno denuncia, che siano reati gravi o reati minori, non ha importanza. E allora, di fronte a tutto questo, si può parlare di rinascita? Si può anche solo immaginare una rinascita? Che non vuol dire tornare a quello che si era prima, no. Rinascere vuol dire trovare una strada nuova, reinventarsi, trovare un nuovo modo di stare al mondo. Raccattare i pezzi, frammenti, sparsi in giro per il mondo e metterli insieme per costruire, per imparare, per capire, per cercare di sapere. Ecco, c'è una delle città invisibili di California, che si chiama Eufemia, dove è una città, Eufemia, dove i mercanti arrivano a ogni solstizio e a ogni equinozio. Ma quelli che li fa attraversare i fiumi, i deserti, non sono le merci che troverebbero uguali in tutti i bazar dentro e fuori dall'impero del Gengis Khan, no? Quello che li fa arrivare lì è perché la sera, intorno al mercato, sui sacchi, sui barili, sulle montagne dei tappeti, quando ognuno dice una parola come lutto, amante, battaglia, scabbia, sorella, allora tutti gli altri, ognuno, racconta la sua storia di amanti, di scabbia, di battaglie, di sorelle. E allora quando si riparte per il viaggio, nel momento della stanchezza, della difficoltà, del sonno, quando devi vincere il sonno per il cammello che dondola, per la fatica, e cominci a infilare i tuoi ricordi uno dopo l'altro, il tuo lupo diventa mille lupi.
tua sorella diventa mille sorelle e le tue battaglie diventano le battaglie degli altri, che è durato 3 anni. Questa della biblioteca civica, delle scuole elementari e dei centri diurni, che ha portato a raccontare il libro cuore attraverso il teatro. E non solo il libro cuore, ma a raccontare il mondo, attraverso lo sguardo pieno di meraviglia dei bambini e di persone che il mondo lo guardano da un'altra angolazione, di persone che volano ad un'altra altezza, di persone che misurano le cose con un altro metro. Thank you.
capisce se ti già mai sta. Sentite il testo di questa canzone com'è bello. Si intitola Virri Mezza, il trapanino. Su questa bimbi si balla. Tu, 100 persone, 20 vasoni a cuvoli ballari, tutti li brutti li mezzo all'agnone, tutti li imbatti li passa pugliati. Lai, lai, la, 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 Lai, lai, la, la.